Buongiorno a tutti, oggi preparo cotolette di ceci e patate al forno. Mi occorre 500 g di ceci cotti, 500 g di patate bollite, sale quanto basta, un uovo, un cucchiaino di curcuma, 100 g di formaggio grattugiato, olio quanto basta, pane grattugiato quanto basta. Precedentemente ho messo a mollo i ceci per 12 ore, poi li ho messi a cuocere con sedano, alloro e aglio. Questi ceci sono biologici, sono di una mia amica che li produce, Rossana Marotti. Ho privato i ceci dall'aglio e dall'alloro e ora frullo insieme il sedano e i ceci. Metto un po' di olio. Ora mischio. Metto l'uovo, il sale, un cucchiaio di curcuma e mischio. A questo punto metto il formaggio. Metto altri due cucchiai di olio. E continuo a mischiare. Ora mi aiuto con le mani. A questo punto inizio a preparare le cotolette. Prendo un po' di impasto e schiaccio con le mani, creando una forma di cotoletta. In questo modo. Ora passo nel pane grattugiato, schiaccio una volta preparata l'appoggio in un vassoio e continuo a farle tutte così. Con questo impasto ne escono 15. In una teglia ho messo della carta da forno nella quale metto un po' di olio. Ora metto le cotolette nella teglia. Metto un po' d'olio sopra. A questo punto li vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 25 minuti. Eccoli pronti da gustare. Ora ne taglio una e vi faccio vedere come sono venute. Ne assaggio una. Vi posso assicurare che è buonissima. Fatele e fatemi sapere. Grazie della visione, alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.